Quella? Oh, Che stai a sto cercando di capire che cazzo è sto coso. fare? Quello. E che A saperlo, è? Ah. me l'ha dato Alessandro di Cooler Master. Sto cercando di capire che cos'è. Mi ha detto: questo per i videogiocatori è il top, è uno spettacolo. Però sono 20 minuti che sto qua a cercare di capire che è, non lo so. Vabbè, che ti devo dire? Facciamo delle prove. Dai. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server. Oh, allora oggi abbiamo un po' di materiale tecnologico da recensire per la nostra rubrica Tech. Yes, oggi iniziamo subito con questo mouse. È il Reaper in alluminio della Cooler Master. Ma non vogliamo parlare anche di... No, No? no, meglio di no. Dopo magari. Dopo magari lo diciamo, Allora, scusa, sì, dopo. allora, questo è un mouse, come dicevamo, si chiama Reaper della Cooler Master e la prima caratteristica che ci ha colpito di questo mouse qui è che... In alluminio, ha delle Sì. parti in alluminio e sono le parti che vengono più a contatto con la pelle e con il sudore e finalmente un mouse che non va a rompersi, a distruggersi proprio con il Sì, sudore della pelle. probabilmente hanno capito che molti mouse in giro, quando prendono il sudore della pelle, perdono vernice, infatti poi Sì. si scolorano, c'è cioè un mouse di 2 mesi, sembra che abbia 3 anni alla fine. Esatto, la cosa bella di questo è che c'ha il dorso tutto in alluminio e addirittura anche questa rotella che sembra veramente solida perché appunto è un È blocco di alluminio. alluminio. L'approccio con la mano è veramente interessante anche perché c'ha questo tastone che non avevo mai visto in un mouse, nel senso che solitamente li mettono tutti qui sopra oppure se si tratta di un mouse da Sì. MMO ce n'ha molti. RPG. RPG, sì, ce n'ha moltissimi tasti qui di laterali, però mai un tasto come questo qua. Io lo Sì. consiglio per gli FPS, perché qui io ci metto di solito l'arma da taglio. Però ragazzi, una cosa, attenti alla dimensione della vostra mano, perché per esempio lui ha una mano media, di grandezza media, ci si trova molto molto bene. Io avendo la mano estremamente Sai come si fa a grande, vedere se c'è la mano? si mette davanti alla faccia, Prova vero? No, un attimo. vabbè ragazzi, se avete la mano molto grande vi consigliamo come al solito con i mouse di raggiungere il negozio più vicino, provarlo sotto la mano per vedere se raggiungete facilmente i tasti o se alcuni vi costringono a fare contorsionismo con le dita. Ok, il mouse è sempre quello, le vostre mani cambiano, quindi sul mouse bisogna sempre provare, Sì, ragazzi. è un mouse da 8200 dpi, quindi profondissima profondità appunto del laser. L'unica cosa è che è sconsigliato utilizzarlo a questa precisione. Ragazzi, bastano a 2000, già avete una precisione della Madonna, cioè 8200 veramente è Sì, in esagerato. effetti questo sensore può avere dei problemi sulla profondità elevata. Sì. Un'altra cosa da dire è che ha il Le connessioni in connettore in oro, oro, che significa, laminate, placcate in oro, attenzione, non è oro se non lo 24 ore, non lo pagate. staccavo con i denti. No, in realtà migliorano le connessioni, è più veloce il trasporto dati, diciamo, Sì, il cavo molto molto carino, telato, perché più resistente si aggroviglia molto molto meno. sì. E vabbè, ma quasi tutti i mouse che abbiamo provato di Cooler Master avevano questa Questo piccola accortezza, accorgimento. sì. Sì, 8 tasti programmabili, compreso i due che conosciamo benone, e un programma molto molto semplice da utilizzare. Sì, è personalizzabile in tutto e per tutto, potete creare la vostra interfaccia preferita per adattarla a diversi giochi e c'è da dire che
sia la rotellina che i tasti rispondono veramente molto bene. I tasti hanno un feeling estremamente morbido, non sentite quel click molto, molto forte, però sono veramente, basta sfiorarli che si parte. La rotellina è interessante perché si procede per gradi, quindi non è una rotellina liscia, diciamo così. Si sentono benissimo le scanalature, però sono molto morbide e silenziose. E ha un bellissimo grip sotto il dito, si sentono tutte le scanalature, sì, veramente un bellissimo grip. Guardate, di tutti i mouse che abbiamo provato, soprattutto tra quelli di Cooler Master, questo è quello che finora ci è piaciuto di più, anche come design, perché veramente, diciamo che il Cooler Master tende a fare le cose un po' tamarrozze, no? Molto d'effetto con tutte, questo ha anche le luci per carità, però è veramente molto molto elegante, cioè non sfigura neanche in un ufficio volendo. No, infatti quello che, diciamo, l'utilizzo per questo mouse è assolutamente per il gioco FPS. Sì. È un mouse semplice, i tasti laterali sono 3 e solitamente vanno benissimo per gli FPS. Se giocate a un MMO ve ne servono magari di più e più programmabili. Sì. Adesso vediamo a questo oggettino che è... alla fine abbiamo fatto una ricerca su internet perché le abbiamo provate tutte, non siamo riusciti a capire a che cazzo serva, e allora abbiamo capito che è un aggeggino che si va a sposare abbastanza bene con qualsiasi mouse. Sì, è un tendifilo, è sì. Una cosa che vi risolve un po' il problema del filo che si va a mettere ovunque tranne dove vi serve. Praticamente, ragazzi, a che serve? Innanzitutto è figo perché sembra uno scorpione, infatti si chiama Scorpion questo attrezzino qua. Praticamente voi ci potete bloccare il filo dentro in questo modo e poggiarlo alla scrivania in modo tale che il filo resti sospeso e non vada in giro per la scrivania, non faccia resistenza toccando sul tavolo, che è una cosa molto fastidiosa soprattutto per i gamer, quindi un ottimo oggettino da avere sulla scrivania. Oh, io direi che la recensioncina l'abbiamo fatta, devo andare un attimo di là perché ho fame. Ci vediamo dopo, spegni tu? Sì, ci penso io.